Benvenuti a Casimiri Radio, lo spazio dedicato ai podcast dell'Istituto Casimiri di Gualdo Tadino. Spazio d'autore. Buongiorno a tutto il gentile pubblico di Casimiri in Radio, è Mattia che vi parla e vi dà il benvenuto in questo nuovo appuntamento. Quest'oggi abbiamo un ospite d'eccezione e è con noi Daniele Mencarelli. E buongiorno a tutti. Direi di partire subito con una breve biografia del nostro autore che è qui con noi oggi. Appunto, esordisce nel 97 con la rivista Clandestino e nel 2018 arriva il suo primo grande romanzo La casa degli sguardi. Poi si occupa per anni di fiction in appunto in Rai, lavora in Rai per 20 anni e nel 2020 è finalista del premio Strega e vincitore del premio Strega Giovani con Tutto chiede salvezza. E poi per ultimo arriva Fame d'aria, il suo ultimo romanzo che appunto ne andremo a parlare quest'oggi. Una frase mi ha estremamente colpito da Fame d'aria è: i genitori dei figli sani non sanno niente, non sanno che la normalità è una lotteria. Si parla di un padre e di un figlio autistico definito scientificamente a basso funzionamento. Come mai hai deciso di trattare questo tema così delicato? Perché ho avuto un osservatorio, un punto di osservazione assolutamente dedicato al tema, nel senso che mio figlio per oltre 10 anni ci ha fatto frequentare per un suo disturbo la neuropsichiatria infantile italiana. Per fortuna lui ha avuto così la sua diagnosi, il suo disturbo, ha avuto una parabola benigna rispetto ai tanti casi di autismo gravissimo che io e mia moglie abbiamo avuto modo di conoscere, e credo che la letteratura debba interessarsi necessariamente, come dovere morale, di quello che accade nel mondo. E in fondo la letteratura racconta da sempre i temi del sempre e del presente. Il presente lo affronta anche linguisticamente, aggiorna i temi del sempre dentro i codici del presente. Lei ha più volte dichiarato che la società tende a rimuovere alcune tematiche esistenziali, quali il dolore, la solitudine e appunto il chiedere salvezza. Definisce tutto ciò una sorta di indifferenza, una specie di delitto, e crede che anche la scuola abbia una certa responsabilità in questo settore? Ma io credo che l'uomo abbia sempre fatto fatica a convivere con la sua natura, che è una natura di per sé drammatica, perché appunto nasciamo, moriamo e in fondo di quello che è fatta la nostra natura, la nostra stoffa, nessuno arriva mai a una risposta. L'uomo è fatto per domandare, per le domande, non per le risposte. Però credo che vivere certi temi, viverli e condividerli soprattutto, sia appunto da umani. La storia della letteratura, dell'arte, ma in fondo tutto il progresso dell'uomo nasce proprio dall'inquietudine rispetto a questa condizione. E invece oggi il desiderio è di voler pacificare l'umanità. L'umanità dovrebbe vivere in pace, non fare guerre, ma l'uomo invece deve accogliere la sua natura, la sua inquietudine, certo conviverci, non farla diventare un problema, perché se diventa un problema evidentemente poi giustamente c'è il ricorso alla medicina, ai medici, ci mancherebbe altro. Però neanche possiamo pensare a un uomo totalmente avulso dalla sua natura, appunto, come dicevo prima, che è drammatica e per sua stessa formazione. Prima parlavamo appunto di giornalismo, di ciò che vorrò fare io da grande, e abbiamo appunto testato che lei non scrive solo romanzi ma scrive anche per alcuni quotidiani e dei giornali. Se ci può spiegare come funziona questo mondo? Ma io sono arrivato al giornalismo e come spesso succede a tanti scrittori, perché in fondo allo scrittore per statuto, soprattutto ai poeti, fino a quando i poeti e la poesia avevano una loro residenza civile, politica di rilievo nella società italiana occidentale. E diciamo, io arrivo al giornalismo, alla scrittura su quotidiani, settimanali, periodici, diciamo su invito, proprio perché all'autore magari viene chiesta una sua opinione, il suo sguardo rispetto a tanti temi, a tanti fenomeni, tanti eventi che accadono e che magari attraverso il suo sguardo possono arricchirsi di un punto di vista diverso, laterale, periferico, più centrale a seconda dei casi.
chiudiamo con quest'ultima domanda. So che spesso le dicono che lei ha un viso pasoliniano. Si riconosce in questo accostamento e pensa ancora che valga la pena raccontare le periferie un po' come faceva Pasolini? Ma io racconto in fondo la prima presentazione di Fame d'aria. Ho detto questa cosa che sembra provocatoria, ma che secondo me non lo è. In fondo Fame d'aria è il racconto di tutti quei ragazzi che diventeranno uomini, che affetti da disturbo, dal disturbo autistico, saranno i nuovi ragazzi di vita di domani, cioè i nuovi ragazzi che chiederanno aiuto, chiederanno strumenti, chiederanno risorse, chiederanno umanità e affetto. Quindi credo che Pasolini, e forse con Pasolini si esaurisca quella grande vena letteraria italiana che parte da Dante, che fa del gesto letterario un gesto che è comunque sempre e per sua stessa natura mistico e politico al tempo stesso. Bene, veramente è stata una bella chiacchierata, io la ringrazio e ringrazio anche tutti voi in ascolto per l'attenzione e qui dalla nostra macchina vi mandiamo un saluto. Un saluto a tutti e un abbraccio.